Oramai è diventato un punto di riferimento importante per l'intera isola, in quanto i risultati ottenuti lo hanno fatto entrare di diritto tra i centri ospedalieri più importanti del Mezzogiorno. Stiamo parlando della struttura ospedaliera del Giglio di Cefalù, che tra mille difficoltà è riuscito sempre, grazie alla grande professionalità dei medici e di tutto il personale infermieristico, a soddisfare la gran mole di lavoro per la cura degli ammalati. Il lavoro che è stato portato avanti nel corso degli anni, insieme a quello che adesso si sta cercando di intensificare, vuole essere quello di dare un ulteriore slancio alla stessa struttura ospedaliera, in modo da consolidarsi in maniera definitiva e stabile in tutto il territorio che esso riesce a coprire. Con le nostre telecamere abbiamo voluto conoscere dall'interno della sanità siciliana, andando ad incontrare alcuni medici della struttura cefaludese. Gabriele Giannola, responsabile elettrofisiologia Fondazione Giglio. Dottore Giannola, di cosa si occupa il suo servizio? Il nostro servizio si occupa della cura e il trattamento di tutte le aritmie cardiache, da quelle che fanno andare il cuore un po' più lentamente, cosiddette bradiaritmie, alle tachiaritmie, quindi quelle che fanno andare il cuore eccessivamente più svelto. Ci si occupa di impianti dispositivi come pacemaker, defibrillatori, sistemi per la sincronizzazione ventricolare, loop recorder, o di ablazione delle aritmie, che è un intervento per eliminare il substrato delle aritmie tramite piccoli forellini che vengono fatti a livello dell'inguine. Ecco, ma non sono molti i centri a fare queste ablazioni in Sicilia? Anche in Italia in realtà non sono tantissimi, in Sicilia siamo in pochi quelli che fanno globalmente tutte quante le ablazioni, sono poche anche quelli che fanno le ablazioni di aritmie minori, aritmie cosiddette sopraventricolari, che sono quelle un po' più semplici da trattare. È un trattamento complesso? Come viene fatto questo intervento? È un trattamento sì complesso, tanto che diciamo, come dicevo prima, non sono tanti centri che se ne occupa, consiste nel fare introdurre dei catenini all'interno del cuore, da delle vene o dell'inguine o raramente della spalla o del collo. Questi catenini si posizionano all'interno del cuore, si induce la tachicardia per vedere fisicamente da dove passa, qual è la strada che la fa venire, viene ricostruito una mappa di attivazione del cuore e poi viene bruciata quella parte del cuore che è responsabile dell'insorgenza dell'aritmia. Fatto questo trattamento, il cuore tornerà a battere regolarmente? Diciamo sì, senza l'aritmia in linea massima non tornerà più, chiaro che c'è una piccola percentuale recidiva come in quasi tipo di intervento in medicina, alcuni interventi hanno una probabilità di successo 98-99%, che insomma sostanzialmente una quasi sicurezza, altri sono un po' più complessi perché il substrato è più complesso, hanno una percentuale di successo del 70%, come le tachicardie ventricolari o la fibrillazione atriale. Quanto è rischioso? Sostanzialmente poco rischioso, sono interventi abbastanza complessi, le complicanze sono veramente molto molto rare, sono al di sotto del 2% e solitamente sono complicanze risolvibili. Alcune diciamo, complicanze quando ci sono possono essere anche molto gravi, come la perforazione cardiaca, il tamponamento cardiaco, ma veramente sono estremamente rare. Dottore Giannola, in questa sala vengono impiantati dei device, defibrillatori e altre apparecchiature. Ecco, come è cambiata la tecnologia oggi e quali sono le innovazioni in questo settore? Le innovazioni che non sono proprio recentissime sono i cosiddetti sistemi per la resincronizzazione ventricolare, che sono dei sistemi che possono essere sia pacemaker che defibrillatori, che servono per la cura dello scompenso cardiaco, di alcune forme di scompenso cardiaco. Consiste nel posizionare all'interno del cuore tre cateterini che stimolano in maniera omogenea il cuore quando questo si contrae in maniera disomogenea e incoordinata. Quante è installate qui alla Fondazione Giglio? Più o meno sono circa 300 impianti tra pacemaker e defibrillatori l'anno, un centinaio sono di questi dispositivi per la resincronizzazione, il resto sono tra pacemaker e defibrillatori globalmente. E voi come unità poi monitorate come a distanza, viene tutto visualizzato sul vostro computer anche quando il paziente non è più in struttura? Sì, i controlli vengono fatti on site, quindi in ambulatorio, secondo regolari controlli, alcune tipologie di dispositivi possono essere controllati anche da remoto e quindi con un apparecchio che è in grado di verificare il funzionamento del dispositivo impiantato da casa. Dottore Gennari, che cos'è la Breast Unit e cosa fate? Essenzialmente prendiamo in carico pazienti affetti da neoplasia della mammella a 360 gradi, vuol dire che partiamo dalla diagnosi ed arriviamo fino a quelle che sono le cure più innovative che prestiamo qua
alla Fondazione Giglio, fino a sfortunatamente le pazienti, accompagnare le pazienti che hanno magari malattie avanzate. Lei è chirurgo senologo, che fate qui? Quali sono, come vengono fatti? Allora, sono interventi, diciamo, piuttosto all'avanguardia, facciamo quella che si chiama chirurgia oncoplastica, il che vuol dire che non solo demoliamo, quindi togliamo il tumore, ma ricostruiamo e diamo curiamo l'aspetto fisico in modo particolare, quindi nessuna paziente che dovesse subire interventi per esempio di chirurgia demolitiva esce dalla sala operatoria senza avere una ricostruzione. E inoltre siamo molto attenti a quello che è la parte estetica, perché come sappiamo per la donna il seno è una cosa importantissima, quindi ci stiamo molto molto attenti e questo è da scuola, io ho avuto la fortuna di essere allievo del professor Veronesi a Milano e questo è un'impronta che ci ha dato. Qual è l'incidenza in Sicilia oggi del tumore alla mammella? L'incidenza è più o meno quella nazionale, teniamo presente che in Italia ci sono 55.000 nuovi casi di tumore alla mammella annuo, una donna una donna su 18 entro i 75 anni ha la possibilità di sviluppare il tumore della mammella, quindi diciamo che è abbastanza epidemico come malattia, è per questo che dobbiamo cercare di curarla al meglio e fare molta ricerca per poter avere cure innovative. Stiamo portando questo anche in Sicilia. Lei che consiglio dà oggi a una donna? Quando cominciare la prevenzione? Allora, dobbiamo distinguere se ci sono donne ad alto rischio, cioè che hanno avuto diversi casi in famiglia, il mio consiglio è di iniziare piuttosto presto la prevenzione. Teniamo presente che ci sono programmi di screening che possono farci trovare dei tumori molto piccoli e quindi guaribili quasi al 100%. Il consiglio è a 40 anni di fare una prima mammografia di base. E dai 30 anni io inizierei a fare un'ecografia giusto per vedere quella che è la situazione del seno. Il consiglio è poi una volta all'anno di fare una mammografia dopo i 40 anni e una visita senologica. Ecco, questo basterebbe per poter evitare poi rischi maggiori. Diciamo che lo screening è molto importante, in Italia è un programma del nazionale, certo, è molto importante perché la diagnosi precoce ci permette di trovare tumori molto piccoli. Teniamo presente che noi, ad esempio, alla Fondazione Giglio, troviamo molti tumori non palpabili, che vuol dire? Che vengono trovati solamente grazie all'ausilio di mammografia ed ecografia. E abbiamo delle tecniche poi durante l'intervento chirurgico per trovarli e diciamo che una buona percentuale di questi tumori che sono al di sotto del centimetro portano chiaramente a una probabilità di guarigione completa molto più alta che se noi non trovassimo tumori in fase più avanzata. Dottore Galardi, cosa fa la riabilitazione della Fondazione Giglio? Mi verrebbe da dire che fa miracoli, però non lo dico. La riabilitazione interviene quando si è instaurato un processo patologico a seguito di una malattia. Piglio ad esempio l'ictus cerebrale. L'ictus cerebrale non arriva sangue al cervello, per cui la funzione degli arti corrispondenti al cervello leso sono paralizzati. Ecco, la riabilitazione fa recuperare la funzione degli arti paralizzati. L'ictus non interviene sulla persona, ma cambiando completamente la persona stessa, perché da un momento all'altro il paziente si trova da normale a completamente diverso. E quindi, oltre a mettere a posto gli arti paralizzati, bisogna fare in modo che il paziente recuperi. Perché se non ha la propria identità non ha più nessuna motivazione e se non ha nessuna motivazione è un circolo vizioso che parte, come dire, dagli aspetti relazionali del paziente, del corpo e le funzioni psicologiche e poi quelle relazionali.
Giorgio Merino, che è della riabilitazione pneumologica. Cosa fa in partenza? Facciamo dire direttamente a lui. Tanto intervengo sia sulle che tutti i pazienti riabilitativi hanno, infatti noi siamo un gruppo multidisciplinare, il nostro compito è quello di trattare il paziente, non la malattia, quindi il paziente è al centro del nostro programma riabilitativo. Ovviamente siamo coinvolti io come pneumologo, ma ci sono cardiologi, ci sono geriatri, ovviamente il fisiatra, che è la figura di riferimento della riabilitazione. Poi abbiamo nell'ambito della riabilitazione ovviamente pazienti che entrano per disabilità respiratorie, quindi pazienti con patologie respiratorie croniche che hanno come sintomo invalidante la dispnea, quindi un affanno che compromette la loro vita quotidiana, e noi cerchiamo attraverso un programma di allenamento mirato di ridurre questo sintomo. Notiamo quali sono le problematiche principali del paziente, l'aspetto educazionale, quindi cosa sa della sua malattia, quindi, che è il punto di partenza per poter convivere con una malattia cronica. Poi valutiamo come assume la sua terapia e poi facciamo iniziare un programma la miglior performance fisica. Dottor Grimaldi, cosa fa la neurologia della Fondazione Giglio Di Cefalù? Il reparto di neurologia è aperto dal 2005, in questi 13 anni si è espanso creando e gestendo un grosso centro sclerosi multipla di livello regionale, un centro hub che si occupa di circa 1500 malati e per cui vengono forniti circa un migliaio di terapie di alto livello. Abbiamo una ventina di sperimentazioni farmacologiche ed è la sede presso cui opera la rivista internazionale Multiple Sclerosis and Demyelinating Disorder. Da qualche anno ci occupiamo in maniera intensa anche delle malattie neurodegenerative, in particolare Alzheimer e Parkinson. L'Alzheimer è un'epidemia riconosciuta dalla Unione Europea come l'epidemia dei prossimi 10 anni e comunque l'emergenza, per cui c'è la maggior parte dei fondi europei sono su questo argomento. In Sicilia ci sono 100.000 dementi, di cui 60.000 con Alzheimer, e noi siamo l'unico centro, forse da Roma in giù, che è in grado di fare la diagnosi di Alzheimer con la PET amiloide, con l'esame liquorale e genetico, e abbiamo una decina di sperimentazioni riguardo i nuovi farmaci che sono in grado di sciogliere le proteine dell'Alzheimer facendo ritornare indietro le funzioni cognitive. Da qualche anno, da 3-4 anni, siamo un centro stroke in fase acuta, in questo senso siamo un centro SPOC, cioè siamo un centro che fa riferimento al centro regionale di Palermo o in questo momento di Messina, e siamo in grado di fornire la trombolisi venosa ai nostri pazienti. In generale comunque porto al pronto soccorso, per cui ricoveriamo tutti i malati che hanno malattie urgenti e emergenti tramite il pronto soccorso, per cui per esempio le varie neuropatie periferiche acute, le Guillain-Barré, le crisi miasteniche e non so, per esempio tutte le emorragie, tutti i ictus, tutti i traumi cranici che non richiedono attività neurochirurgica. Adesso con tanti servizi, quali sono questi servizi che offrite ai cittadini, agli utenti? Ma il reparto ha 18 posti letto di degenza ordinaria, di cui 4 di unità di terapia intensiva cardiologica, più 2 degli hospital e dei service. Poi c'è un ambulatorio molto efficiente, aperto al pubblico, che fa circa 10.000 prestazioni ambulatoriali anno, e in questo ambulatorio ci sono 2 ambulatori dedicati, uno allo scompenso cardiaco e uno alle patologie aritmiche, oltre naturalmente all'ambulatorio dei pazienti con cardiopatia ischemica, quindi che hanno avuto un ricovero e che per infarto, per instabilità dell'angina, che poi vengono seguiti periodicamente appunto nel follow up. Voi, questo posto dove siamo è la sala di emodinamica, ecco, qui che tipo di paziente trattate? Allora, la sala di emodinamica è uno dei, possiamo dire, il cuore di questo reparto.
dei centri nevralgici di questo ospedale, perché è il luogo con infarto miocardico acuto nell'ambito del trattamento che oramai da molti anni e ufficialmente dal 2011 prevedono un trattamento secondo protocolli standardizzati internazionali che sono inseriti nell'ambito di una organizzazione specifica che è l'organizzazione di rete, appunto si chiama rete per il trattamento dell'infarto in Sicilia. Questo protocollo prevede una serie di tra cui per esempio il passaggio del paziente dall'ambulanza direttamente in sala di emodinamica, quindi evitando i tempi morti del transito dal pronto soccorso, quindi un'accelerazione dei tempi finalizzati al trattamento precocissimo e più precoce possibile, perché come si dice il tempo è muscolo, ogni minuto di ritardo di questo trattamento comporta un peggioramento della prognosi e quindi un peggioramento della mortalità. Perché voi ricevete direttamente dall'ambulanza il tracciato del paziente? Il tracciato viene teletrasmesso dal domicilio o dall'ambulanza direttamente in reparto, viene letto dai cardiologi che ovviamente sono H24 presenti in reparto, la diagnosi elettrocardiografica viene fatta quindi immediatamente, il paziente viene immediatamente inviato nel centro più adatto, che non è il centro più vicino, cioè il paziente potrebbe essere più vicino ad un ospedale non dotato di emodinamica, sarebbe una perdita di tempo transitare da quel pronto soccorso, è molto più efficace il trasferimento direttamente in questa emodinamica, perché questo accorcia di 15, 30, 40 minuti o anche più la possibilità appunto di fare l'angioplastica, quindi la riperfusione. Questo avviene perché voi siete un centro hub per la Sicilia della rete dell'infarto? Siamo centro hub da molto prima che il centro hub fosse strutturato in una organizzazione di rete, cioè dall'apertura di questo reparto nel 2001, quindi dal mio predecessore, noi svolgiamo un ruolo di centro hub, cioè abbiamo una emodinamica e un reparto, quindi un'unità coronarica attive H24 per il trattamento precoce appunto di questi pazienti. Dal 2011 siamo ufficialmente inseriti nella rete, il 2011 è l'anno istitutivo della rete dell'infarto in Sicilia con un decreto del giugno del 2011 e da allora noi abbiamo un protocollo che prevede anche dei controlli, quindi ci sono tutta una serie di verifiche fatte dall'Agenas a livello nazionale e dall'assessorato a livello regionale che certificano le nostre attività e approfitto anche per dire che le nostre attività sono sempre risultate assolutamente in linea con gli standard. Che trattamenti fate sull'infarto ogni anno qui a Cefalù? Allora, infarti, senza scendere troppo nei particolari, ce ne sono due categorie grosse. Una, quella dell'infarto con soprassettesi, si chiama STEMI, è l'infarto che va trattato proprio immediatamente, tempestivamente, e di questi ne abbiamo circa 120 anno. Poi ci sono gli infarti a sotto ST, cioè quelli che, per i quali è prevista la possibilità di dilazionare, di programmare l'intervento in un arco temporale che di solito è di 24 ore, ma in certi casi può arrivare anche a 48-72 ore. Sono infarti che nella fase inizialissima consentono questo ritardo, perché si è visto che è preferibile in questi pazienti iniziare prima un trattamento farmacologico stabilizzato, insomma ci sono dei trattamenti un po' diversi. Devono essere trattati perché poi hanno delle complicanze tardive molto, molto gravi. E di questi diciamo che ne abbiamo circa 200 ogni anno. Quando bisogna preoccuparsi perché ne arriva un infarto? Quali sono i sintomi? Allora, i sintomi sono molto variabili e quindi diciamo che per essere concreti io suggerisco di cercare di sbagliare in eccesso, perché un accesso in più in pronto soccorso è sicuro che non ha mai fatto male a nessuno, mentre sbagliare in difetto potrebbe comportare il rischio di fallire, di rinunziare a un trattamento
trattamento che potrebbe salvare la vita. I sintomi di solito sono quelli della oppressione o del dolore urente retrosternale, spesso con irradiazione alla spalla e al braccio, spesso con irradiazione al collo e alla mandibola, ma direi che il sintomo più costante è quello del dolore più o meno forte, ma soprattutto una sensazione di fiacchezza, di astenia, certe volte con vomito. Ecco, questa improvvisa sensazione di grave dolore, a maggior ragione, deve subito fare pensare a una sindrome coronarica acuta e quindi fare scattare subito l'allarme, che in linea di massima deve essere quella di chiamare il 118. Cioè il modo migliore per accelerare i tempi è quello di utilizzare il 118, perché il 118 arriva a casa, consente una diagnosi per via telematica, cioè la teletrasmissione dell'elettrocardiogramma, e quindi consente di mettere immediatamente in sicurezza il paziente, perché l'ambulanza è come se fosse una emanazione dell'ospedale. Uscendo fuori dalla e quali sono le prestazioni che fate negli ambulatori? Allora, un'altra prestazione importantissima è quella della elettrostimolazione ed elettrofisiologia. Qui accanto abbiamo l'unità coronarica e accanto, quindi adiacenti, ci sono il laboratorio di emodinamica, l'unità coronarica e il laboratorio di elettrofisiologia. Presto questo ospedale si doterà di apparecchiature nuove, quindi probabilmente nel giro di 6, massimo 12 mesi avremo due sale nuove, e quindi l'efficienza chiaramente sarà molto maggiore, e nell'altra sala, in certi casi anche in questa, vengono fatti gli interventi o di impianto di pacemaker o di defibrillatori, o gli interventi di ablazione dei substrati anatomici dell'aritmia. Che vuol dire? Cioè, i pazienti che sono affetti da aritmie, quindi disturbi del ritmo cardiaco, in tanti casi possono essere trattati con degli interventi che si fanno transcatheter, quindi per via percutanea, attraverso la introduzione di sonde che arrivano al cuore, quindi senza interventi chirurgici, sonde con le quali è possibile fare una diagnosi esatta, precisa del punto anatomico in cui si concretizza l'aritmia, e gli stessi cateteri poi vengono utilizzati per fare la ablazione, che è una sorta di folgorazione. Di solito si usano le radiofrequenze, in casi particolari si usa la crioablazione, quindi il freddo, insomma, ci sono tecniche diverse, ma il risultato è lo stesso, cioè si va a eliminare quella piccolissima parte di tessuto miocardico, e questi sono interventi che in certi casi configurano anche un miglioramento non solo della prognosi, addirittura della sopravvivenza in certe patologie particolari, quindi interventi di grandissima importanza. E poi l'impianto dei defibrillatori, che oramai sono un presidio terapeutico importantissimo, con miglioramenti delle curve di sopravvivenza che raramente oramai è dato vedere nella medicina moderna. Quindi Cefalù resta il centro di riferimento per la cardiologia in Sicilia, soprattutto nella provincia di Palermo, nel messinese? Detto da me sembra una cosa autoreferenziale, però sono i numeri che ce lo dicono. Questo reparto ha un indice di occupazione dei posti letti superiore al 100%, cioè noi non abbiamo posti vacanti, abbiamo un indice di rotazione e una durata di degenza media che è tra i più bassi della Sicilia, abbiamo un indice di complessità che è un indice ufficiale che scaturisce dalle diagnosi, che sono tutte certificate, che è di gran lunga al di sopra della media nazionale, esattamente 1,92, tenga presente che la media regionale è inferiore a 1,4, quindi abbiamo un indice di complessità veramente notevolmente elevato, e allo stesso tempo una percentuale di cartelle diciamo contestate o ritenute a rischio di inappropriatezza che è praticamente 0%.